Lei ha sicuramente avuto una formazione eterodossa e non apparteneva in modo organico alla storia dell'arte, intesa anche in senso disciplinare e accademico. È rimasto al di fuori delle contrapposizioni tra i diversi schieramenti, primo fra tutti quello tra Venturiani e Longhiani, o in qualche modo lei schierò, prese parte e che posizione aveva rispetto alle scuole di Argan, di Brandi, di Ragghianti? Ma in quell'epoca lo schieramento longhiano e venturiano, diciamo, era certamente molto importante, però era legato anche molto alle figure di questi due personaggi. Per esempio, da parte mia c'era una netta simpatia per il Lionello e una minore simpatia per Longhi, a prescindere dal loro valore artistico. E effettivamente credo che non solo da parte mia, ma anche da molti dei critici del Nord, ci fosse una preferenza per Lionello Venturi e quindi per il venturismo. Ricordo, per esempio, uno dei incontri dell'AICA, dell'Associazione dei Critici, a Dubrovnik, a Ragusa, in Dalmazia, dove era presente appunto anche Venturi. Quindi il fatto che Argan, in un certo senso, fosse più venturiano che longhiano, per noi era un fatto molto importante. Non solo, ma per esempio era molto importante che Brandi, per il quale avevamo moltissima simpatia e anche molto rispetto, con Argan avesse una specie di, come si può dire, di fraternità intellettuale. E di allora effettivamente devo dire che in quell'epoca per me i libri di Brandi, insieme naturalmente a quelli di Argan, soprattutto quello sul Bauhaus, era stata, diciamo, come fondamentale. Che cosa ha rappresentato la fenomenologia per voi e in particolar modo nell'accezione che ne aveva dato Enzo Paci? Intendo dire l'applicazione della fenomenologia nel campo dell'arte del passato e ancora di più delle correnti o delle ultime tendenze che si sono succedute nel Novecento. Ma non dimentichiamo che Enzo Paci, che insieme a me aveva fondato e diretto la rivista Out, ebbe un'importanza notevolissima in quell'epoca su tutta la critica e anche sulla comprensione dell'arte. Era uscito da poco il mio libro, la traduzione del libro di Arnhem. Arnhem, l'arte, sia il libro di Arnhem che le altre posizioni fenomenologiche, husserliane, eccetera, avevano avuto un'importanza notevole e in un certo senso al di là di quello che era l'interesse di Argan. Lei prima ha ricordato il libro uscito da Einaudi nel 1951. Walter Gropius e la Bauhaus. Che cosa rappresentò quel libro per lei, che tra l'altro recensì subito sulla rivista di Paci Out, che cosa rappresentò questo impegno di uno storico dell'arte sulle questioni dell'architettura contemporanea e della pedagogia formale del Bauhaus, come appunto la definiva Argana nel libro. Io ricordo che nell'immediato dopo, anzi prima della guerra, negli anni immediatamente precedenti la guerra, andavamo spesso in una libreria di Milano che si chiamava Salto, quella che poi pubblicò i bollettini del MAC, proprio a vedere le copie rarissime del Bauhaus che allora non si trovavano. Quindi eravamo a Milano tra i pochi
aver preso in mano questi fascicoli del Bauhaus. Quindi l'uscita del libro di Argan, che in un certo senso divulgava quello che era contenuto in questi fascicoli sparsi, è stato fondamentale allora, non solo per la critica, ma anche proprio per la creazione pittorica. Argan fu tra gli storici dell'arte uno dei pochi che si occupò anche di argomenti a lei molto congeniali, come l'architettura contemporanea, appunto, l'urbanistica, il design, l'educazione artistica, questioni di estetica, di comunicazione visiva, fino ai fenomeni del costume, della moda e più generalmente del gusto. C'era in qualche modo una forma di pregiudizio da parte invece del resto degli studiosi, anche intelligenti e preparati nei confronti di questi temi? Senz'altro, non c'è dubbio che allora pochi dei critici e degli storici dell'arte guardavano al design e all'architettura come qualcosa di analogo o diciamo di equiparabile alla pittura e alla scultura. Quindi anche in questo senso Argan ha avuto un'importanza notevole. Non dimentichiamo che la sua presenza sin dall'inizio agli incontri di Verucchio è stata già allora molto importante perché in quegli incontri si è tenuto conto sin dall'principio dell'importanza dell'architettura d'avanguardia, del razionalismo, diciamo. Mentre noi, cioè il gruppo del MAC, cercava di, in un certo senso, di manipolare le due correnti artistiche, facendo addirittura un'esposizione, mi ricordo all'Annunciata, di modelli di motociclette dipinti dai pittori, da diversi pittori, una cosa piuttosto balorda, se vogliamo dire, ma era un tentativo di unire pittura e design, e così anche negli incontri di Verucchio Argan ha seguito molto questa cosa, diciamo. Sì, la grande polemica fu il primo convegno a cui Argan diede un'impronta fondamentale nel 1963, polemica che scoppiò perché Argan sosteneva che il critico dovesse creare un sodalizio operativo insieme con gli artisti e che quindi la funzione della critica entrasse direttamente nel farsi dell'opera d'arte e allo stesso tempo che nel farsi dell'opera d'arte ci fosse una componente critica molto forte. E la sua posizione nel rapporto tra critico e artista qual è? Ma direi che in questo sono solidale con le posizioni di Argan, cioè credo che effettivamente possa essere utile per l'artista di avere un giudizio critico anche appassionato, e d'altro canto credo che il critico dovrebbe avere una visione molto più intima per la pittura, insomma, ossia per poter giudicare un'opera d'arte dovrebbe, se non sempre dipingere cose che non è possibile, ma perlomeno conoscere le tecniche e diciamo proprio le poetiche da vicino e non solo dal punto di vista teorico.